Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi siamo qua in compagnia di due terminali top di gamma di case rivali, ovvero Samsung Galaxy S4 e Apple iPhone 5S. Uno scontro quindi al vertice, molto atteso. Cerchiamo, vi chiedo subito di non scatenare delle guerre nei commenti. Pacati, non insultare la gente a caso e di sempre avere rispetto per le altre persone, per le altre idee. Non tutti la pensiamo allo stesso modo, io in primis, però essendo io in questo caso il recensore, starò sopra le parti e non dirò durante il video la mia opinione. Alla fine del video farò i commenti, come il mio commento personale, chi lo vuole vedere bene, chi non lo vuole vedere blocchi prima dei miei commenti finali. Alla fine però ognuno ha le sue opinioni, io ho le mie, un fan Apple ha le sue, un fan Windows Phone ha le sue, quindi però cerchiamo comunque di rispettarci. Alla fine è un video, è su un canale YouTube, insomma non è che bisogna insultare la gente, ecco, perché so già che andrà così, perché va sempre così. Bene, quindi adesso vi lascio al confronto e niente, buona visione. Bene, eccoci qua, allora terminali appena accesi. Partiamo subito da un confronto di scheda tecnica. Abbiamo un display 5 pollici Full HD Super AMOLED contro un 4 pollici Retina IPS, un processore quad-core 1.9 GHz Snapdragon 600, un chip A6 dual-core 1.3 GHz con architettura 64-bit, 2 GB di RAM, 1 GB di RAM, fotocamera 13 megapixel contro 8 megapixel con stabilizzatore ottico, memoria espandibile 16 GB contro 16 GB, 32 64 GB non espandibile, batteria 2600 mAh removibile contro una 1560 mAh non removibile. Perfetto. Le dimensioni vedete che sono diverse, alla fine l'iPhone 5S è come un 5, abbastanza più piccolo dell'S4, più maneggevole, però devo dire che anche S4 è molto sottile, quasi come iPhone, e quindi anche in tasca non si fa, diciamo, sentire. Parliamo subito di antenne e ricezione. Allora, direi che come ricezione del wifi prende forse leggermente meglio il Samsung, molto buono anche iPhone. Ricezione 3G ottima su entrambi i dispositivi, qualità in capsula fantastica su entrambi, forse meglio su iPhone 5S, dall'altra parte ci sentono meglio però da Samsung. Per quanto riguarda invece l'altoparlante in viva voce è paragonabile. Parliamo invece di interfaccia velocemente, toggle rapidi qua per il Samsung, slider per luminosità, possibilità di aumentare due le schermate facilmente, secondo diciamo l'app drawer, e tutte le solite funzioni di widget di Android. Mentre su iOS 7 abbiamo la tendina con il calendario, quindi cosa succede oggi, gli impegni eccetera. Qua abbiamo 100 notifiche, 100 controllo con la luminosità, qua abbiamo i toggle rapidi, qua abbiamo torcia, calcolatrice, fotocamera, e qua è un lettore musicale, diciamo. Tenendo premuto abbiamo Siri, doppio tap e abbiamo S-Voice, fanno le stesse funzioni, assistenti vocali. Doppio tap su iOS si va su multitasking, e tenendo premuto sul Samsung si va su multitasking. Ovviamente su Android queste cose sono già disponibili da 2-3 anni, da 3 anni abbondanti, mentre su iOS questo è il primo anno che finalmente vediamo dei toggle rapidi o un multitasking comunque più intelligente, secondo me più carino anche come animazione. Parliamo di parte multimediale e partiamo direi dalla fotocamera. Dov'è? Fotocamera. Eccola qua. Allora, anche qua sicuramente molto più impostazioni sul Samsung, abbiamo un sacco di modalità di scatto, scatto in sequenza, scatto sport, scatto col cancellino, quindi per rimuovere persone indesiderate nella foto.
Abbiamo l'HDR, cosa che abbiamo anche sull'iPhone. Scatto dinamico che fa tante foto, in una sola foto mette più fotogrammi. Audio e foto, insomma un sacco di foto, poi possiamo fare foto nella foto, veramente di tutto. Sui fondi le cose più essenziali, abbiamo due filtri, no, 9 filtri, diciamo abbastanza semplici. Abbiamo possibilità di fare video solo in Full HD, non possiamo ridurre la risoluzione, video moviola, che sono dei video a 120 frame per secondo, e panoramica, cosa che ovviamente abbiamo anche sul Samsung. Vediamo i risultati delle foto. Mettiamo, se si gira, allora questa è una foto venuta un po' diversa perché il cane si è spostato intanto. Comunque molto belle su entrambi i dispositivi. Andiamo avanti, ecco questa è la solita foto che faccio al cartello, diciamo, per vedere la risoluzione. Vedete zoom praticamente uguale, però foto decisamente più definita sul Samsung. Questo perché abbiamo 13 megapixel contro 8. Qua però è da dire che lo stabilizzatore aiuta quando la mano è mossa. Anche nei video si vede che sono più stabili, più fermi sull'iPhone. Stessa cosa sull'ampioncino qua. Foto decisamente a vantaggio di S4, più definita. Come colori, leggermente più naturali sull'iPhone, ma qua dipende anche dal display. Infatti sul computer le foto sono molto belle come colori entrambi, sul display dipende proprio dalla tecnologia del display, che però sul Samsung si può settare per fare in modo che abbia colori più naturali. La macro è venuta molto bene su entrambi, niente da dire. La casetta, anche qua si vede la maggior definizione sul Samsung, però i bianchi sono venuti meglio sull'iPhone, anche i colori un po' più, anche dei mattoni più naturali. Quindi fotocamera come definizione sicuramente migliore l'S4, come qualità dei colori delle foto in generale sono paragonabili, e con a volte vincitore l'iPhone nei bianchi soprattutto. Andiamo avanti, parliamo di parte video, quindi MX Play, qua andiamo su video, andiamo su video prova, Xperia HD and Escape, facciamo ripartire insieme, esegui. Ok, allora vediamo un po'. Fluidità ottima su entrambi i dispositivi, molto molto fluidi. Colori ottimi su entrambi, definizione ottima su entrambi, ovviamente leggermente a favore di Samsung. L'esperienza ovviamente è migliore sull'S4, visto che è un display sicuramente più grande e più godibile nei video. E l'angolo di visione è paragonabile, praticamente uguale. Usciamo e andiamo a vedere il... Questo possiamo vedere adesso il lettore musicale, quindi qua andiamo su musica, anche qua andiamo su musica, It's a Beautiful Day, partiamo da... Allora, il volume mi sembra leggermente più alto sull'S4, molto alto anche sull'iPhone. La qualità è buona su entrambi, più bassi sull'iPhone, quindi qualità forse leggermente superiore sull'iPhone. Posizione delle casse sicuramente migliore sull'iPhone, visto che è qua in basso, mentre su S4 è posteriormente, quindi è posta posteriormente l'altoparlante, quindi quando si appoggia, nonostante abbia un piccolo scalino sulle superfici morbidi, il suono viene attutito. Perfetto, andiamo alla parte browser, che è praticamente l'ultima della sfida. Andiamo sul browser di serie, andiamo su Safari, eccoci qua. Siamo già su The Verge, che ho caricato prima apposta.
Andiamo sul sito completo. Allora, abbiamo finito di caricare. Magari facciamo un... liberiamo un po' di app da entrambi, di memoria RAM. Perfetto. Allora, vediamo un po' la fluidità. Allora, come scrolling, l'iPhone non ha problemi di rendering, quindi vedete che l'immagine rimane, non deve ricaricare l'immagine. L'S4 deve, se è lanciato, diciamo, deve ricaricare l'immagine perché non sta dietro la velocità del pan. Però se è mosso più piano, quindi più, più come su iPhone, che anche se è lanciato fa, vedete che non fa tutta, non scorre tutta la schermata come invece fa il Samsung con un bel lancio, fa tutta la schermata. Qua invece anche se lanciamo forte fa pochi, poco, fa una piccola parte della schermata. Quindi anche qua, muovendoci piano come su iPhone, non ci sono problemi. Ovviamente lanciando di più ci vuole un po', perché comunque ha più pixel da gestire, vi ricordo, e comunque il browser di questo S4 ha avuto dei problemini. Adesso qua è stato aggiornato, però comunque non è ancora a livello magari del Note 3 o di altri top di gamma Android. Come pinch to zoom, molto reattivi entrambi. Stesso discorso qua, pinch to zoom tranquillo, va un po' meglio, anche se non è, vedete, il phone è più stabile, l'immagine non deve ricaricarsi, cosa che succede sull'S4, quindi da questo punto di vista vince l'iPhone. Per quanto riguarda proprio la sensibilità al touch, è ottimo su entrambi, segue bene il dito. Quindi, però adesso stiamo parlando di un sito molto pesante, vi ricordo, su siti più tranquilli la fluidità è assolutamente pari. Su siti, questo è il sito praticamente uno dei più pesanti, e la fluidità devo dire che è leggermente migliore su iPhone, anche per vari motivi, come ho detto, meno pixel, e comunque tende a scroll, quando facciamo uno scroll, scrolla di meno, diciamo, ecco, quindi questi sono i motivi. Sicuramente è anche ottimizzato un po' meglio, perché quello dell'S4, ripeto, ha avuto dei problemi e non sono ancora risolti del tutto. In ogni caso la navigazione risulta essere comunque piacevole su S4, a mio avviso anche un po' di più dell'iPhone 5S, perché su un display più grande non c'è neanche bisogno di stare lì a fare pinch e pan ogni 2 secondi, che comunque, ripeto, sono un po' migliori su iPhone 5S, ma non così tanto da dire che l'S4 fa schifo. Sicuramente l'S4, il suo punto debole alla fine è il browser, però che comunque è stato migliorato con l'ultimo aggiornamento. Perfetto. Vedete che lanciando più piano, andando al pari di iPhone, non ci sono problemi neanche sul Samsung. Parlando della batteria, abbiamo 2600 mAh per S4, 1560 per iPhone 5S. Cosa dire? Con uso blando si arriva a sera tranquillamente con S4, a stento con iPhone, diciamo alle 7 con l'iPhone, alle 10-11 con abbondanti con l'S4. Con uso intenso si arriva verso le 5 con l'iPhone, verso le 8 con l'S4, con uso molto intenso alle 6 con 5 con l'S4 e alle, a me è morto, alle 2 e mezza con l'iPhone. Per uso molto intenso intendo un'oretta di giochi, musica, web, molte mail, molti messaggi e navigazione, quindi questo è l'uso molto intenso, e display acceso per 5-6 ore, quindi con questo uso 2 e mezza per l'iPhone parlo dalle 7 di mattina alle 2 e mezza e dalle 7 alle 4 e mezza, 5 per l'S4, quindi batteria migliore su S4, non è comunque, diciamo che S4 è ancora accettabile, anche se non è un granché come batteria. L'iPhone, ripeto, è insufficiente come da un po' di anni a questa parte, quindi Apple spero che anche spero che nei prossimi iPhone si dia una mossa anche da questo punto di vista. Perfetto, quindi il video è finito qua, ho detto più o meno tutto, adesso dirò le mie conclusioni. Allora, cosa dire? Nell'uso quotidiano io personalmente preferisco il Samsung, perché display più grande, che personalmente trovo una cosa molto importante, quello dell'iPhone lo trovo veramente molto piccolo oggigiorno. A questo punto almeno avrei fatto un 4.3 pollici, magari col prossimo iPhone lo faranno, però tutta questa cornice qua in alto si potrebbe benissimo ottimizzare meglio. Poi fluidità generale, ok, leggermente migliore su iPhone 5S, non è esente da lag, diciamo. Non ditemi che non ha nessun lag, perché a me, io ho avuto dei crash di applicazioni, ogni tanto mi è uscito da solo qualche mini lag, ogni tanto il touch non è precisissimo, poi bisogna andare proprio
più volte a premere in un punto perché magari non prende il touch, cosa mi è successa anche su iPhone 5C che avevo già fatto notare. Invece nel Samsung piccoli lag nell'interfaccia, che comunque sì, cose veramente di decimi di secondo, che però per i fanatici sappiamo che sono importantissime, io non le trovo così fondamentali, ve lo dico onestamente. Sicuramente più frequenti sul Samsung, ma con iOS 7 ce ne sono un po' anche sull'iPhone, diciamoci le cose come stanno. Poi, fotocamere, ok, per il punta e scatta sicuramente meglio l'iPhone perché è più veloce, non ci sono tanti fronzoli, c'è proprio il tasto per lo scatto e fine. Per foto più, cioè, insomma, fatte con più testa, calibrate un po' meglio, vengono modificate, settate bene, vengono meglio su S4 e comunque risultano essere più definite. Batteria, abbiamo già detto a favore di S4, quindi ovviamente quella è una cosa molto importante per la maggior parte delle persone, per di più memoria espandibile e batteria rimovibile non sono cose da poco. Materiali a favore di iPhone 5, migliorate anche la vernice che in teoria non dovrebbe scrostarsi come su iPhone 5. Qua invece qualche graffietto tende a vedersi sulla plastica posteriore. Display e Gorilla Glass per entrambi, quindi non ci sono problemi, comunque io metto sempre pellicole per sicurezza. Ok, cosa dire, vi ho detto i grandi prezzi, di listino è a 6,99, però è uscito parecchi ormai 5-6 mesi fa, di listino 7,29, quindi ormai in negozio i prezzi sono 7,29 contro 5,99 per l'S4, quindi sono già in negozio 130 euro di differenza, online diciamo 6,60 per l'iPhone, 4,50 per l'S4, quindi sono 200 euro di differenza online facilmente con Garanzia Italia. Allora, cosa dire? Per 200 euro in meno sicuramente secondo me la scelta va su S4, ma proprio senza neanche pensarci, perché abbiamo un'ottima esperienza d'uso e il prezzo è comunque molto inferiore. Batteria dura di più, la memoria espandibile, display anche più bello, fotocamera superiore, insomma è il solito discorso Android contro iOS. Se voi volete, vi piace l'ecosistema iOS e vi piacciono i materiali, vi piace un telefono portatile compatto piccolino, allora iOS, iPhone sicuramente fa per voi. Però in generale, se volete buone prestazioni, buona batteria, discreta batteria, buone foto, bel display e non volete spendere 700 euro ma 550 massimo, o no, cosa dico, 450 massimo, l'S4 sicuramente è la scelta più indicata. A parità di prezzo, boh, fate voi, anche qua, a parità di prezzo non vi spenderei 700 euro per nessuno dei due, a parità di prezzo su 4,50 magari già si può pensare di più a quale prendere, anche a dire che l'iPhone a 4,50 non lo trovate per 2 anni, quindi rassegnatevi, se avete l'iPhone dovete spendere ben di più, se no lo prendete con abbonamento. E niente, ho detto quello che penso, ditemi cosa ne pensate, ci vediamo nei prossimi confronti, un saluto a tutti da Lorenzo per Esperienza Mobile.